Duplice tragedia nella mattinata di oggi ad Agropoli, dove c'è stato quello che sembra essere un'aggressione da parte del marito nei confronti della donna, che poi si è difesa, appare, colpendo con un coltello il marito, ferendolo poi a morte. Appunto, sono due i morti in via Donizetti, una delle strade parallele a via Pio X, una delle strade principali di Agropoli. Una tragedia avvenuta fra le mura di casa, dove purtroppo dormiva anche la bambina, la figlia della coppia, che fortunatamente non si è accorta di nulla. Al momento stanno indagando gli inquirenti per capire meglio cosa sia accaduto, ma dalle parole del capitano della compagnia di Agropoli pare che sia stata questa la dinamica. Dunque un'aggressione, una difesa da parte della donna, che ha portato alla morte dell'aggressore. Tutto avvenuto con dei coltelli. Il capitano appunto parlava di armi, quindi più di una, appunto, varie coltellate da una parte e dall'altra. Entrambi i corpi sono adesso all'obitorio, ci saranno gli esami autoptici dei quali si capirà meglio, però sembra che al momento sia questa anche la linea percorsa dagli inquirenti. Confermiamo che questa mattina abbiamo ricevuto, la centrale operativa della compagnia carabinieri di Agropoli ha ricevuto una telefonata alle 9.45 circa, in cui venivamo avvisati che all'interno di un'abitazione erano stati rinvenuti due cadaveri. Effettivamente i militari che sono intervenuti sul posto hanno constatato la presenza di queste coppie di cadaveri, che si tratta appunto di due coniugi. Allora, ci hanno avvisato i familiari, perché chiaramente hanno loro scoperto i cadaveri all'interno dell'abitazione. I familiari di chi? I familiari della signora, sì, confermo. Allora, la bambina è stata svegliata dai familiari. Fortunatamente non ha assistito, insomma, alla scena. Allora, però dormiva nella stanza? Dormiva, sì, era ancora in casa. Come sono morti? Allora, su questo tipo di informazione dobbiamo attendere la conferma dell'autopsia e del medico legale. Gli accertamenti sono tutti in corso, verosimilmente arma da taglio. E chiaramente, però, prima... Allora, queste sono tutte informazioni che si potranno sapere soltanto all'esito dell'autopsia da parte del medico legale. Ma quanti coltelli sono stati trovati? Sono stati rinvenuti degli oggetti, chiaramente queste sono dichiarazioni che potranno essere rilasciate in un secondo momento. L'unica informazione che possiamo riferire è che non esistono precedenti segnalazioni, quindi noi non siamo stati avvisati perché si sentivano delle urla o quant'altro, noi siamo stati avvisati appunto perché i familiari hanno scoperto purtroppo la consumazione di questa tragedia. Ci sono altre ipotesi oltre l'omicidio sul suo? Allora, al momento stiamo raccogliendo e svolgendo tutti gli accertamenti del caso per verificare ed escludere categoricamente l'ipotesi o comunque il coinvolgimento di terze persone. È chiaro, termino il discorso, che una delle ipotesi al vaglio è quello dell'omicidio-suicidio, però ancora non possiamo dare delle risposte certe fino a quando non abbiamo gli esiti da parte del medico legale. Potrebbe essere anche quindi un duplice omicidio, perché... No, al momento non ci sono elementi che ci conducono verso questa ipotesi. Diciamo, l'ipotesi più plausibile è quella dell'omicidio-suicidio. Dove sono stati trovati i cadaveri? Allora, all'interno dell'abitazione. Dove? Era in una camera da letto. Sembrerebbe che ci fosse in atto appunto questo tipo di separazione attraverso un'ipotesi di mediazione tra i due. Quello che era meno... Giusto per capire, non so se possiamo dirlo, arma o armi del delitto? Allora, sicuramente si parla di armi da taglio. Armi, quindi in plurale? Esatto, sì. Quindi però, quanti oggetti sono stati trovati? Ora, diciamo, le ferite sono riconducibili ad arma da taglio. Altro tipo di informazione non posso rilasciare. Vi ringrazio per... Grazie a lei. Grazie. 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 Grazie.